Dal successo al significato. Cosa farò per il resto della mia vita? Questa è una domanda che innumerevoli pensionati lottano per scoprire come fare la transizione, ovvero l'uscita della loro carriera. La prospettiva di 20 o più anni con il tempo sulle proprie mani può essere una cosa spaventosa. Allo stesso modo, molte persone che hanno raggiunto la mezza età iniziano a chiedersi cosa faranno durante la seconda metà della vita, soprattutto se hanno raggiunto o superato i loro obiettivi di carriera. Per molti c'è un desiderio di andare oltre il successo per arrivare al significato. Cosa farò che veramente conta? Le parole di Davide nel Salmo 71 dovrebbero ispirare e dirigere chiunque stia contemplando come avere una vita significativa e soddisfacente negli ultimi anni. Davide era determinato a dichiarare il Signore non solo alla sua generazione, ma anche a quelle successive. A tal fine ha chiesto a Dio forza continua. Possiamo bene immaginare che il semplice fatto che Davide aveva uno scopo così chiaramente definito era di per sé una fonte di vitalità e di forza. A che scopo darai la tua vita nei tuoi ultimi anni? È abbastanza grande da stimolarti e mantenerti motivato? Gli anziani tendono ad avere controllo su risorse preziose, come per esempio il denaro, proprietà, tempo, saggezza, esperienza, amicizie e ricordi. Potete trovare il modo di metterli a disposizione degli altri al fine di realizzare qualcosa di significativo per Dio? I giovani pensano e agiscono come se stessero per vivere per sempre. Per questo motivo Ecclesiaste capitolo 12 dipinge un quadro della vecchiaia e lo introduce ai giovani con l'avvertimento: ricorda il tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Come presentato in Ecclesiaste capitolo 12 da 1 a 5, la vecchiaia non è una bella immagine. È un periodo di giorni difficili in cui nessuno si prende piacere. È un periodo di disorientamento. Un periodo in cui le mani tremano e vacillano, dove le gambe e la schiena si chinano, si piegano, dove i denti cominciano a cadere e la masticazione diventa difficile, dove gli occhi si offuscano, dove l'udito si indebolisce, si perde l'appetito, l'insonnia si arriva fortemente, la voce cresce sempre più debole, i capelli diventano bianchi come i fiori del mandorlo, muoversi è molto più difficile, è come una vecchia cavalletta che si trascina, la volontà di aggrapparsi alla vita inizia a fallire e la morte attende. Certamente ci sono molti anziani che sfidano questo ritratto. Tuttavia, nel complesso, le condizioni menzionate sono tipiche. Ecclesiaste avverte i giovani di ricordare Dio prima che la vita terrena finisca. Diverse immagini trasmettono la venuta della morte e del lutto, come una corda d'argento che è allentata, una ciotola che è rotta, una brocca è frantumata, una ruota cessa di girare e la polvere del corpo ritorna alla terra e lo spirito va a Dio per il giudizio. Questo è il destino di ogni essere umano. Non importa quanto siamo giovani o vecchi, ogni giorno ognuno di noi è un po' più vicino alla morte. Alla luce di questa realtà, l'Ecclesiaste sfida i giovani a vivere per Dio, perché la vita è vuota e priva di significato senza di Lui. Temi la stanchezza di invecchiare? Resiste al processo di invecchiamento? Davide scoprì che una perdita di vitalità o uno dei segni della vecchiaia è talvolta legata al peccato non confessato. L'unico modo per affrontare questo era la confessione e il pentimento. Il Salmo 32, versetto 3 a 5 dice:
finché ho taciuto le mie ossa si consumavano, tra i miei lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Davide imparò che anche la vita è una scelta tra obbedire volontariamente a Dio o resistere ostinatamente alle sue vie. Come un cavallo o un mulo che non ha alcuna comprensione e che deve essere imbrigliato per essere messo sotto controllo. Salmi 32, 8 e 9. Io ti istruirò e ti insegnerò per la via per la quale deve camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con il morso e con la briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Nei suoi ultimi anni Davide riunì ciò che aveva imparato sulla connessione tra vitalità fisica e l'obbedienza spirituale quando scrisse: «Sono stato giovane e ora sono vecchio, ma non ho visto i giusti abbandonati né i suoi discendenti mendicare il pane». Salmi 37, versetto 5. Si potrebbe vedere nelle parole di Davide una sfida per chiedere quale modello si tratta, scegliendo cooperazione volontaria con Dio, che tende a portare ad una lunga vita di vitalità, oppure ostinata resistenza contro la sua volontà, che prosciugherà e infine romperà noi. Ci sono peccati nella tua vita che non sono stati confessati forse per anni? Perché non regolare il conto con il Signore in questo momento, pregando una preghiera di pentimento dal peccato e ammettere apertamente il bisogno di perdono di Dio e della sua purificazione? Considera i tuoi sentimenti sull'invecchiare. Chi sono gli anziani che conosci? Forse sei già tra di loro? Ma se non lo sei, come ti si sente a sapere che tra non molto ti unirai ai ranghi degli anziani? Il libro dei Salmi parla in diversi luoghi del tipo di vita che gli anziani vivono. Una possibilità è quella di essere ancora produttivo in età avanzata, come un magnifico albero da frutto vecchio che è ancora fiorente. Ma un altro salmo esprime la paura di essere gettato da parte e ignorato quando l'età provoca la forza del salmista a vacillare. Che cosa spiega questo contrasto? La differenza tra il fiorente o appassito nella vecchiaia sembra essere la questione della giustizia. Salmi 92, versetto 12 a 15. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che il Signore è giusto. Egli è la mia roccia e non vi è ingiustizia in Lui. Coloro che hanno vissuto per Dio durante la loro vita tendono a continuare a portare frutto anche nei loro anni più avanzati. In effetti, molti dei semi che hanno piantato, sia nella propria vita o nella vita degli altri, germogliano e maturano in un raccolto di bontà. Ma coloro che hanno sperperato le loro vite in seguimenti egocentrici, che ignorano le vie di Dio, di solito hanno poco da mostrare quando arrivano alla fine dei loro giorni. Paolo dice in Galati capitolo 6, 7 a 10. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. La Bibbia ci sfida a considerare se ci stiamo preparando per i nostri ultimi anni, vivendo con giustizia oggi. Quali semi stiamo seminando e quale raccolto stiamo pianificando? Noi vogliamo consacrare la nostra vita al Signore. Fai questa preghiera di Davide, Salmi 71. In te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami, mettimi al sicuro. Porgi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io posso sempre rifugiarmi. Tu hai dato ordine di salvarmi, perché sei il mio baluardo e la mia fortezza. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, perché tu sei la mia speranza, Signore Dio. Sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Tu mi hai tratto dal grembo di mia madre. A te va sempre la mia lode. Io sono per molti come un prodigio. Tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano, perché i miei nemici sparlano di me e quelli che spiano l'anima mia tramano insieme, dicendo: Dio l'ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. O Dio, non allontanarti da me. Mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia, siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male. Ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, e io, fino a oggi, ho annunciato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa, e tu hai fatto cose grandi. O Dio, chi è simile a te? Tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Tu accrescerai la mia grandezza e ritornerai a consolarmi. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, o mio Dio. A te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia, che tu hai riscattata, anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stati svergognati, sono stati umiliati quelli che desideravano il mio male.